Allora, sai perfettamente, insomma, che noi se non abbiamo la nostra antologia quotidiana non siamo contenti, ci mancherebbe altro. La nostra antologia, per quei pochi che non lo sapessero e non ci seguono come affezionati e fanno molto male, questo lo ricordiamo sempre, è relativo chiaramente alla questione Stadio San Siro, con trasloco, non trasloco delle due società, di Inter e Milan, questo braccio di ferro tra le società, tra il sindaco Sala invece che vorrebbe che San Siro rimanesse, che le squadre rimanessero. Meglio dentro lo stadio San Siro, trovando una situazione un po' di compromesso. Bene, ci sono le altre dichiarazioni. Queste sono le 224esime, se non vado errato, del sindaco Salo, che però si arrende. Il restyling di San Siro è l'unica via, cioè quindi. Sì, perché la notizia di oggi in realtà è che è stato respinto il famoso ricorso del Comune di Milano sul vincolo, quindi Ah, partirei da lì più che altro. certo. Il TAR praticamente ha sostanzialmente detto che il ricorso che il Comune di Milano ha presentato contro il vincolo sul secondo anello è inammissibile, per due motivi. Innanzitutto per un difetto di giurisdizione, perché si sollevano alcune questioni che sono di competenza del giudice ordinario, quindi probabilmente è possibile che poi il Comune si rivolga eventualmente ad altri organi e anche per una questione, diciamo, più temporale, mettiamola così, perché effettivamente, diciamo, questo si tratta di un parere anticipato, però il vincolo di per sé non è ancora scattato, perché sappiamo che scatterà nel 2025, raggiunti i 70 anni di vita, diciamo, del secondo anello, e quello che è stato chiesto alla sovrintendenza era un parere anticipato per capire effettivamente se procedere, no, con tutto il progetto del nuovo San Siro, che poi è stato accantonato perché si è capito che in questo momento della possibilità di abbattere San Siro non c'è neanche l'ombra. E quindi si torna sul tanto tema discusso del restyling, della riqualificazione, che rimane fondamentalmente l'ultima carta in mano al comune. Adesso aspetteremo, no, questo studio di fattibilità di WeBuild che Certo. dovrà essere presentato entro giugno, che appunto proporrà una ristrutturazione alle società che, appunto, dal mio punto di vista, ma credo che anche si possa dire abbastanza con certezza, non sarà ovviamente sostitutiva a un nuovo impianto, ma sarà una sorta di, diciamo, di passaggio di consegne prima di arrivare poi alla costruzione di nuovi stadi. Se sanno San Donato e Orzano, questo lo scopriremo più avanti, ma insomma la strada tracciata è quella, e al momento non, diciamo, non ci sono alternative. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Tu sei a Milano, io sono a Roma, per cui abbiamo parlato di Milano. Adesso parliamo anche un pochino di Roma, sempre sul vostro sito Calcio e Finanze, insieme a Marco Sacchi. Qui c'è, a proposito di svolte, diciamo così, o di chiusure, indagini, c'è un elemento molto importante, perché c'è il dettaglio delle operazioni al centro dell'inchiesta della Procura di Roma sulla Roma Club. Plusvalenze per 95 milioni e acquisti per 115. Al centro delle indagini ci sono le cifre ufficiali. Possiamo approfondire l'argomento, Marco? Sì, certo, si torna a parlare di plusvalenze, ce l'eravamo un pochino lasciate alle spalle con la questione insomma, della Juventus e, insomma, le indagini anche a livello sportivo che poi si erano chiuse con la penalizzazione. C'è anche la Roma coinvolta diciamo, in questo caso, perché alcune delle operazioni poi che la Juventus aveva fatto le aveva fatte proprio con i giallorossi, ma in realtà ce ne sono altre, anche operazioni con l'Inter, all'epoca dello scambio, no, tra Zaniolo e Sì. Nainggolan, altre operazioni con il Sassuolo Si tratta sempre di andare poi a vedere effettivamente qual è la ratio con cui sono state fatte queste operazioni, e soprattutto provare eventualmente se ci siano state, diciamo, delle operazioni fatte, come posso dire, per sistemare il bilancio, ecco, mettiamola così, perché poi un conto è la plusvalenza secca dalla vendita di un'operazione, è perfettamente lecita, anche se poi sappiamo che, insomma, basare il proprio bilancio sulle plusvalenze non è mai molto sano, perché poi ogni anno una cifra che può variare anche in modo abbastanza importante in base al tipo di operazioni in uscita che si fanno. Un conto invece è magari ipervalutare dei giocatori e scambiarseli semplicemente come trucco contabile, no, per mettere a referto una plusvalenza. E in questo caso si parla ovviamente della Roma precedente, cioè quella di Di gestione Pallotta, Pallotta, sì. certo, per i Friedkin è stata chiesta l'archiviazione. E nel mirino ci sono appunto una serie di operazioni, c'è quella anche per De Frel, c'è dentro Frattesi, anche, insomma, tutta una serie di operazioni su quali appunto si sta indagando, e poi scopriremo eventualmente se ci sarà motivo per andare, no, eventualmente a sanzionare la Roma, anche se in realtà per il momento siamo ancora lontani. Certo, la notizia del giorno è una notizia che obiettivamente riguarda
in minima parte, diciamo, il calcio attuale, però in qualche modo coinvolge, no, anche quello che è stato il calcio del passato, mi viene da dire, e mi riferisco a quello che è accaduto in Liguria, no, Marco? Sì. Dove sono stati arrestati il governatore Toti e l'ex patrone di Genoa e Livorno, Spinelli. E c'è un'indagine, no, della procura di Genoa, e anche qui si parla di presunti, perché tali dobbiamo definirli, legami corruttivi tra imprenditori e politici. Ci puoi dare una mano a capirci un pochino di più su questo, sì, aspetto? Sì, praticamente c'è stata questa, appunto, la notizia di questi arresti domiciliari per il governatore della Liguria Toti, e insomma di mezzo ci sono anche Spinelli e altri imprenditori. Beh, nel caso specifico, come dicevi bene tu, Spinelli è stato anche un attore importante del calcio italiano, perché tra gli anni 90 e gli anni 2000 ha controllato due società come Genoa e Livorno, che hanno fatto registrare anche ottimi risultati, perché poi sotto la sua gestione il Genoa arrivò addirittura fino ai quarti di finale ai semifinali di Coppa UEFA, battendo il Liverpool ai quarti di finale. È stata la prima squadra che ha vinto ad Anfield, e la squadra italiana che ha vinto ad Anfield, e poi c'è stata ovviamente tutta la gestione del Livorno, il periodo del Livorno in Serie A con, insomma, Cristiano Lucarelli in avanti, insomma una squadra che ha regalato anche gioie importanti ai suoi tifosi. In questo caso ovviamente è una storia che esula, diciamo, dal mondo del calcio, però si parla appunto di questi 74.000 euro che sarebbero stati versati a Toti da questi imprenditori, tra cui Spinelli, per ottenere dei favori in cambio, e da qui appunto nasce poi l'indagine che ha portato agli arresti di oggi. Assolutamente. Ci sono altre news, diciamo, Marco, che ti senti di sottolineare, oppure possiamo congedarci, diciamo, così? No, beh, dai, una piccola curiosità. Vai. Per stasera, stanotte potrebbe decidersi un'altra avversaria potenziale di Inter, è vero, River. Per il Mondiale per Club, perché c'è River Plate che può qualificarsi, sarebbe la prima, diciamo, Argentina del lato sudamericano, perché per il momento sono tutte brasiliane, e niente, quindi insomma si compone sempre di più questo tabellone, in attesa poi che la FIFA ci dica dove potremo vedere queste partite e soprattutto certo, come saranno composti questi gironi, perché effettivamente al momento non ci sono dettagli, no, a livello anche un po' più tecnico, no, a noi che piace andare poi a scandagliare tutti questi aspetti, e anche tifosi, per capire un pochino poi chi potrebbero incontrare, farsi due calcoli su quanto sarà difficile arrivare fino in fondo, ecco. Esatto, poi ieri abbiamo letto anche le dichiarazioni di Infantino che ci hanno fatto sorridere, no? Come dire, serve equilibrio, è difficile trovare l'equilibrio in tutti questi impegni, però sì, purtroppo gli impegni ce li mette anche lui, però, esatto, quindi... per quello che il Mondiale Club l'ha voluto lui, ragazzi, lo so, è difficile, però il Mondiale per Club ha provato col Mondiale ogni due anni, col come per nazionale, no, allargato a 48, insomma diciamo che ci ha ben messo del suo, dai.